anche di chiudere questo convegno, questo incontro, ma un'ultima domanda. Ho letto che lei nel 2019 non vuole più scrivere. Sì. Possiamo salutarci con una smentita? No, no. Io vorrei andare in pensione, non so se avete mai sentito parlare della pensione, è una cosa che esisteva anni fa, le persone smettevano di lavorare essendo ancora vivi, cioè io vorrei smettere di scrivere essendo ancora vivo, quindi nel 2019 scadono gli ultimi contratti, devo scrivere 3 di Ricciardi e 2 di Bastardi ancora, quindi finisco le cose e poi cominciano le fiction televisive, quindi le storie andranno avanti così. Testimoni al concorso di primo luglio. A questo punto si tenga già prenotato. Grazie, un grande giorno. Grazie. Allora, grazie allo scrittore Maurizio Giovanni, grazie per essere stato con noi, per averci detto tante tante cose interessanti, belle, suggestive, emozionanti. Grazie al direttore del Dipartimento di Giurisprudenza, il professore Lorenzo Chieffi, grazie al professore Giuliano Balbi, che è il nostro direttore scientifico del corso, e l'ingraziamento finale lo fa la direttrice, la professoressa Ponsetta, Vittoria Ponsetta. Prego. Sarò velocissima, perché è stato piacevole leggere i libri del dottore De Giovanni, ma ancor più ascoltarlo. Devo dire la verità, è stato un pomeriggio piacevole e accattivante, di cose che probabilmente io femminuccia non conoscevo, anche avendo una certa età. Ringrazio tutti quelli che hanno partecipato a questo pomeriggio, veramente vi ringrazio tanto, colgo l'occasione per ringraziare nuovamente l'università, ringraziare il professore Chieffi che con tanto garbo, gentilezza e accoglienza ci ha presentato e ci vuole bene e ci stima, ringrazio il professore Balbi, mio carissimo amico e persona che stimo moltissimo, ringrazio il mio amico Raffaele Crisileo e ultimo ma non ultimo il dottore De Giovanni che ci ha regalato questo suo tempo preziosissimo, perché so che deve partecipare ad una trasmissione Teleton, se non mi sbaglio. A voi tutti buon Natale e grazie, veramente grazie.